Movimento 5 Stelle, qua ci sono tante persone che hanno votato per noi, non siamo riusciti ad arrivare al quorum, non ce l'abbiamo fatta, noi siamo un esperimento, ancora in corso, siamo un esperimento politico, siamo un esperimento sociale, siamo un esperimento umano e quindi qua fra di noi ci sono anche altre persone del movimento. Io voglio dire una cosa che sento profondamente, in questo momento così pesante e così difficile il nostro movimento ha messo al primo posto il problema ambiente e non a caso, c'è un altro problema, insieme alla terra che stiamo devastando e come state vedendo adesso nel Golfo del Messico, tutto quello che sta succedendo, come qua le cave dietro di noi, c'è un altro problema che non ci dobbiamo dimenticare, perché noi siamo uno in questo pianeta, è il problema delle nostre coscienze, c'è qualcosa che ci sfugge ancora, perché dentro di noi tutta la munnezza che sta dietro di noi sta pure dentro. E allora io come insegnante e come psicologa voglio cominciare una nuova battaglia, una battaglia di frontiera, una battaglia che significa che io come persona ritrovo il contatto con me stesso, ritrovo il contatto con gli altri, una battaglia che significa che l'economia non è più profitto, ma al centro ci sono le persone, è una battaglia che deve cambiare questo mondo, è una battaglia che già sta in corso, è il cambiamento del modo di vedere il mondo e l'umanità, di essere separati gli uni dagli altri, significa cambiare modo di vivere, significa cambiare modo di fare economia, cambiare modo di fare politica, il cambiamento a cui stiamo assistendo è enorme, è planetario, o ce la facciamo o l'umanità non riuscirà ad andare oltre. Io voglio credere che ce la facciamo per noi e per i nostri figli, bisogna creare un altro modo di pensare, pensare, la sinistra ha perso perché non aveva un sogno più da sognare insieme, dobbiamo ricreare lo stesso sogno, guardarlo e andarci, e quel sogno significa, come dice una poetessa americana, la nuova terra dove ci saranno solo due peccati, sporcare la terra e attentare alla gioia di vivere. Siamo esseri umani e vogliamo tornare ad avere quello che è nostro, la gioia di stare con gli altri e in mezzo alla natura e trovare nuove forme di economia. Economia significa distribuzione delle risorse, non significa solo profitto, c'è un cambiamento enorme da fare. Noi al centro, non il profitto. Persona mi ha detto finalmente anche il sindaco di Mugnano partecipa alla manifestazione con noi. Sì, ma non partecipa il sindaco Giovanni Porcelli punto e basta, il sindaco di una parte del paese, ma è qui tutta la città di Mugnano, è qui tutta la città di Mugnano perché oggi è il 1° maggio e tutta la città di Mugnano è sensibile a questa festa ed è sensibile innanzitutto alle problematiche del lavoro, è solidale ed è vicina la città di Mugnano a tutti i disoccupati, a tutti gli operai che vivono momenti di angoscia perché stanno per perdere il posto di lavoro, a tutti coloro che oggi vivono situazioni di precarietà, a tutti coloro che sono morti lavorando, ai quali a mio giudizio dovrebbe andare stasera un fortissimo applauso. E tutta la città di Mugnano non è contro qualche cosa questa sera, la città di Mugnano è per queste problematiche, è per sensibilizzare l'opinione pubblica su questi problemi. Mugnano è per una civiltà, è per una società più giusta. Mugnano è qui presente stasera per dire che non si può continuare a martoriare un territorio come il nostro che ha già dato. Quando mi si viene a dire ma perché la discarica, non discarica, perché questo, se mi si chiedeva prima forse un nuovo termovalorizzatore nel Giuglianese, io ho detto guardate, noi dovremmo cominciare a dire ad alta voce, qui stasera lo dobbiamo dire, che questo territorio, tutto quanto
quanto questo territorio ha già dato e aveva già dato in termini di disponibilità prima che si aprisse questo mostro ecologico che è alle nostre spalle. Vedete, non è un problema di essere contro qualche cosa, è un problema di essere sensibili ad un concetto, diciamo così, di civiltà migliore. Noi il guaio ce l'abbiamo già, è già qui presente, vivo e vegeto. L'altro giorno ci volevano far entrare a visionarlo dopo 3 ore di trattative, quando è venuta la commissione di europarlamentari, però ce lo volevano far visionare senza la presenza delle telecamere. Entrambi, io e il sindaco di Marano, abbiamo ovviamente detto: se non c'è niente da nascondere, se non c'è alcun tipo di preoccupazione, va bene che non c'è stato l'accreditamento dei giornalisti italiani, ma perlomeno la RAI, la telecamera della televisione di Stato, perché non farla entrare? Quando ci è stato risposto che non era possibile, abbiamo preferito voltare, come si dice, le spalle e andare via, perché a mio giudizio, se non c'è niente da nascondere, non c'è preoccupazione a far entrare le telecamere. Invece noi immaginiamo che forse non tutto quanto è a regola qui, ed è per questo che dobbiamo stare con queste manifestazioni, ma anche quando noi il 1° di maggio, con gli occhi aperti a vigilare affinché quanto prima, e noi diciamo immediatamente, perché questo territorio ha già dato, perché questo territorio ha dovuto subire l'ennesima mortificazione, questa discarica venga chiusa e venga immediatamente bonificato questo territorio, perché le malattie tumorali sono in aumento, perché su questi temi la camorra ci sguazza, perché su queste questioni la criminalità organizzata fa la propria parte, perché su queste questioni non possiamo stare zitti in silenzio come pecore che devono obbedire all'ordine del padrone. Vedete, io come primo cittadino di Mugnano, quando mi è stato chiesto dell'associazione di aderire a questa manifestazione, l'ho fatto volentieri. Io ho detto: io voglio partecipare dando un senso alla manifestazione, dando un senso alla nostra partecipazione alla manifestazione. Io ho detto: noi dobbiamo essere per una società più equa, più giusta per quanto riguarda le problematiche del lavoro, per una società più equa e più giusta e più sensibile ai problemi ambientali, e per una società, e qui stasera va ribadito, che sia sensibile a questi temi, sensibile a queste problematiche, per far sì che su questi temi e su queste problematiche la criminalità organizzata non faccia presa. E non è cosa da poco ribadirlo questo fatto, perché vi posso garantire che i 3 temi, e a voi ovviamente questa cosa non sfugge, sono completamente collegati fra di loro. E allora, che dire, prima di passare la parola a Salvatore? Va bene la manifestazione di stasera, va bene questa importante presenza e questa massiccia presenza, ma noi come istituzioni faremo sì che ogni giorno ci sia un 1° di maggio. Noi come istituzioni, io come città di Mugnana, sicuramente Salvatore come città di Marano, sicuramente le istituzioni di Chiaiano, faremo sì che ogni giorno saremo vigili, attenti, con gli occhi aperti, affinché questo proprio finisca quanto prima possibile, ma soprattutto affinché nelle nostre società, nelle nostre comunità, nei nostri comuni, si avvii nuovo percorso, perché io ho un rammarico: quando si è fatta la battaglia 3 anni fa contro l'apertura della discarica, la mia città ha battagliato, è vero, ma aveva un limite che non era virtuosa sotto l'aspetto della raccolta dei rifiuti. Allora noi, contestualmente al fatto di vigilare affinché qui si chiuda quanto prima possibile, avere un percorso virtuoso, io ho detto, completando, portando avanti con maggiore intensità un lavoro già avviato, già diciamo così in fase di avviamento, ci attiveremo affinché nei prossimi 4 mesi a Mugnano sia fatta la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio, così avremo ancora più forza, avremo ancora più vigore quando andremo a dire ai nostri governanti di chiudere quanto prima la discarica più a Chiaro. Solo queste poche cose. Vi ringrazio, buon 1° maggio e rivediamoci sempre numerosi su questi temi. Grazie.